Buonasera a tutti. Seguì con gli occhi un airone sopra il fiume, poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. Passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. Morire, stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è più. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi. Tu chiamali se vuoi, emozioni. Ti stai sbagliando che visto non è Francesca. È sempre a casa che aspetta me, non è Francesca. Se c'era un uomo poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più, chissà sbagliando son certa sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più perché lei vive per me. Come quell'altra è bionda però non è Francesca. Era vestita di rosso, sì lo so, ma non è Francesca. S'era abbracciata poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certa sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più perché lei vive per me. Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. E il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente e i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Ah,
vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più, e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immensi e immensi amore, e poi ancora, ancora, ancora amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove scorrono dolcissime le mie malinconie, l'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è, il coraggio di vivere quello ancora non c'è. Amici di HD, e anche il, facciamo anche un applauso al grande Albano, che lo merita. Lucio Battisti, chi non conosce Lucio Battisti alzi la mano, forse i più piccolini, ma sono sicuro che, infatti, 15 anni, 16 anni, non vi hanno istruiti i vostri genitori. Io ricordo di Lucio Battisti da quando ero piccola e la colonna sonora delle sue canzoni mi ha accompagnato per gran parte della mia adolescenza e lo ricordo sempre con molto affetto. E ho visto un'intervista non molto tempo fa molto carina, in cui intervistavano il padre e diceva che Lucio Battisti lo chiamavano nel suo paese il ragazzo con la chitarra, perché già dall'età di 14-15 anni andava con questa chitarra in giro a suonare dappertutto. Potete immaginare che il padre fosse non molto contento di questo, perché voleva che lui studiasse, cosa che non avveniva, e pare che gliel'abbia anche rotta in testa la chitarra in uno di questi suoi litigi. Però il ragazzo con la chitarra, devo dire che di strada ne ha fatta, da essere chitarrista dei primi gruppi come i Mattatori ad essere poi la voce della musica d'autore, da musica leggera italiana. E probabilmente la fortuna è stata quella anche di incontrare Giulio Rapetti, Mogol, e quindi di
incontrare questo perfetto connubio tra la sua capacità di scrivere bellissime melodie orecchiabili, mai banali, e la grande poeticità di Mogol. E quello che noi stasera faremo è un omaggio a Battisti, ma anche un omaggio al suo compagno di viaggi, Mogol. Grazie. Brava! Io mi sono portata la clac, eh? E di un lago all'ombra di un ciliegio in fiore senza età, per riposare un poco 200-300 anni, giusto per capir di più e placar gli affanni. Va bene così. Risveglio di trovarti accanto, intatta con le stesse mutandine rosa, non più bandiera di un vivissimo tormento, ma solo l'ornamento di una bella sposa. Ma che colore ha una giornata uggiosa, ma che sapore ha una vita mal spesa, ma che sapore ha una giornata uggiosa, ma che sapore ha una vita mal spesa. Di abbracciare un amico vero che non voglia vendicarsi su di me di un suo momento amaro, e gente giusta che rifiuti d'essere preda di facili entusiasmi e ideologia alla moda. Ma che colore ha una giornata uggiosa, ma che sapore ha una vita mal spesa, ma che sapore ha una giornata uggiosa, ma che colore ha una vita mal spesa.
Cirillo al sax. Un fiume con i pesci, vivi un'ora dalla casa, di non sognare la nuovissima Zelanda, per fuggire via da te Brianza velenosa. Ma che colore ha una giornata uggiosa, ma che sapore ha una vita mal spesa, ma che colore ha una giornata uggiosa, ma che sapore ha una vita mal spesa. Grazie, voglio presentare Franco, ve l'ho già presentato ma ve lo ripresento perché i vostri applausi sono per noi linfa vitale, per cui fantastico. Franco Cirillo al sax, tenore e soprano, e Giovanni Mastrangelo al contrabbasso, Antonio Cicori alla batteria, il mio amico fraterno Marco Contardi al pianoforte. Nel 1977 la casa discografica numero uno pubblica un singolo. Da un lato, dice amarsi un po'. Sul lato B c'è sì, viaggiare. È il cosiddetto periodo americano di Lucio Battisti, lo hanno avuto tutti, anche lui ha tentato fortuna in America, non è stato molto fortunato, ma in questo disco, soprattutto in sì, viaggiare, ci sono musicisti strepitosi: Mike Melvin, Michael Mundiger, Ray Parker, Dennis Budimir, Danny Ferguson, Scotty Edwards e il grande Ivan Graziani alla chitarra. Quel gran genio del mio amico, a lui saprebbe come fare, lui saprebbe come aggiustare, e con un cacciavite in mano fa miracoli.
del minimo, alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitare senza per questo cadere nelle tue paure. Ho gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente senza strappare il motore, e tornare a viaggiare, e di notte con il fare illuminare, chiaramente la strada per saper dove andare, con coraggio, gentilmente, gentilmente, dolcemente viaggiare. Yeah.
Capitolio, capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', sceglieresti poi la gente, quella chiara da quella no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare, sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolce viaggiare, per rallentare, per poi accelerare.
tempo di morire. E so che lei è una santa gatese. E so anche che è una bravissima cantante di grande talento. Quindi un grande applauso forte. Valeria Locurcio. No, questo applauso era, lo so che non siamo molti. Buonasera. Però più forte. Ok. No, no, non cominciamo se non vi vediamo con le mani così. Possiamo stare mezz'ora a fare l'intro. Hai portato degli amici che certo facciano. Ma ho il cuore a
verso. Dimmi sì. Non dire no, 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 non dire no. Non dire no. Lo so che avresti preferito fare il duetto con un bel ragazzo, ma questo lo so. Bravissima Valeria, facciamogli un altro applauso. Io l'adoro perché quando ci siamo conosciute diversi anni fa, lei è entrata nel mio studio e mi ha detto: io amo il jazz. E ho detto: tu sei pazza. Però è eccezionale. Grazie, grazie Vale, grazie, buonanotte, grazie.